La visibilità del conducente è un fattore di fondamentale importanza quando si guida. Una valvola di controllo del riscaldatore difettosa può causare problemi al flusso d'acqua verso la matrice del riscaldatore, con conseguenti ripercussioni sulle prestazioni di disappannamento del riscaldatore dell'abitacolo e quindi sulla visibilità del conducente. In questo video testiamo e sostituiamo la valvola di controllo del riscaldamento di una BMW E46. Questa valvola è adatta anche a diversi altri modelli. Con il veicolo in officina, sollevare il cofano e rimuovere il gruppo del filtro aria per accedere alla valvola di controllo riscaldamento, situata sul pannello interno sinistro. La valvola del riscaldatore è controllata dall'unità di controllo del riscaldamento all'interno del veicolo. Quando si regola la temperatura, la valvola si attiva o si disattiva per controllare il flusso di refrigerante verso la matrice del riscaldatore. La valvola ha un connettore elettrico a due fili. Un filo è positivo alla batteria e l'altro è negativo, commutato dall'unità di controllo. Questo aziona la valvola interna per controllare il flusso del refrigerante. Per verificare la funzione di commutazione dell'unità di controllo, è possibile utilizzare un oscilloscopio. In questo caso, il funzionamento risulta corretto. Prima di sostituire la valvola, scaricare il liquido di raffreddamento dal radiatore. Quindi sganciare il connettore elettrico, staccare i tubi del refrigerante e rimuovere la vecchia valvola del riscaldatore. Con il vecchio ricambio smontato sul banco, la valvola può essere smontata e ispezionata prima di montare il nuovo ricambio sulla vettura. La nuova valvola può quindi essere montata in ordine inverso. Rabboccare l'impianto di raffreddamento con liquido refrigerante fresco per assicurarsi che sia spurgato dall'aria in eccesso. Quindi rimontare il gruppo del filtro aria. Avviare la vettura e lasciare che il motore raggiunga la temperatura di esercizio. Infine, effettuare una prova su strada per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento del veicolo.